Salve a tutti affezionati al canale Earth Live 2.0. La Terra è nel bel mezzo di un cambiamento climatico naturale. Non ci sono più dubbi al riguardo, ma il nostro pianeta ha attraversato questo processo più di una volta nella sua storia. Ma chi è responsabile di questo? L'uomo o la natura e l'universo? Se credi alle affermazioni di scienziati alternativi, l'uomo è completamente innocente. Il patto del silenzio è stato rotto. Nibiru si avvicina pericolosamente al pianeta. L'impatto è imminente. Lo conferma un lungo elenco di uomini e donne di scienza che hanno coraggiosamente posto la verità al di sopra della loro incolumità, una verità che denuncia la copertura più grande della storia. In questa lista di persone che hanno deciso di parlare troviamo la testimonianza del dottor Ethan Trowbridge, ex climatologo del Servizio Geologico degli Stati Uniti. La Terra è in pericolo, in questo momento Nibiru è la ragione, afferma Trowbridge. Il Servizio Geologico degli Stati Uniti è un'agenzia scientifica governativa che studia il paesaggio terrestre e le sue risorse naturali. Inoltre, cataloga e analizza i cambiamenti della Terra associati a cambiamenti climatici graduali e drastici e anche pericoli naturali che lo minacciano. Il dottor Trowbridge ha lavorato per loro in particolare per 14 anni. È stato Trowbridge a supervisionare il programma chiamato Geomagnetismo e la Divisione delle Scienze Fondamentali. È stato durante il suo lavoro presso il Servizio Geologico degli Stati Uniti dove ha appreso di Nibiru, che lo descrive come un pericolo celeste. Ma cosa dobbiamo immaginare di Nibiru? Nell'opera della storia della creazione del mondo babilonese Enuma Elis, Nibiru è menzionato nella quinta tavola come una delle divinità più importanti di Marduk. Tuttavia, la denominazione nelle tavolette cuneiformi babilonesi lascia aperta la questione se la divinità Nibiru sia un corpo celeste o una specifica costellazione nel cielo notturno. In numerosi elenchi, Nibiru è menzionato in vari punti di apparizione astronomica in connessione con le posizioni di stelle e pianeti. Una scrittura cuneiforme descrive Nibiru come segue: Nibiru, che si dice tenga le traversate del cielo e della terra, perché tutti quelli sopra e sotto consultano Nibiru quando non trovano il passaggio. Nibiru è la stella di Marduk, che gli dèi hanno reso visibile nel cielo. Nibiru si erge come un palo al punto di svolta. La maggior parte degli storici ritiene che Nibiru sia un oggetto celeste in movimento. Ricordiamo anche lo scrittore Zacharia Sitchin, nell'ambito della sua teoria, che vorrebbe che l'origine della vita sulla Terra ci fosse una presunta civiltà extraterrestre proveniente da Nibiru, descritto sulla base di una personale interpretazione delle scritture sumere. Tuttavia, quando si tratta di equipararlo e assegnarlo a pianeti o comete, la speculazione differisce ampiamente. L'ex astrofisico della NASA, Ronald Shimshuk, spiega: Nibiru è il suo piccolo sistema solare che si interseca con il nostro. Al suo centro c'è una nana bruna grande circa un ottavo del nostro Sole. La nana bruna è orbitata da sette pianeti o lune. Alcune sono più piccoli della nostra Luna, altri più grandi della Terra. Ma la preoccupazione maggiore è il terzo pianeta in questo sistema solare. È parecchie volte la massa della Terra e ha un nucleo di ferro-nickel. Gli scienziati tradizionali negano ancora che Nibiru esista davvero nella forma descritta. Prendono ammonimenti come quelli di Trowbridge e di Shimshuk come stupidi pettegolezzi. Ma è davvero così? Nibiru, come condiviso da Trowbridge, orbita attorno al nostro Sole una volta ogni 3600 anni. La sua orbita è ellittica e allungata rispetto al nostro emisfero australe. Questo rende quasi impossibile il suo rilevamento, tracciamento e calcolo matematico di un arrivo specifico. L'ex membro del Servizio Meteorologico degli Stati Uniti afferma che l'allarmante aumento degli eventi meteorologici inspiegabili, così come l'innalzamento del livello del mare, i drastici sbalzi di temperatura e lo scioglimento dei ghiacciai polari, sono una diretta conseguenza di come Nibiru sta influenzando ogni volta il nostro pianeta. Quando gli viene chiesto della conseguenza finale di Nibiru, dice che cambierà irrevocabilmente il pianeta. Nibiru devasterà la Terra. Ma tutto quanto riguarda il cambiamento del nostro pianeta è qualcosa che le persone nel mondo vengono avvertite da anni.
Perché dovrebbero preoccuparci allora le parole di Trombridge? Ignorando che il suo avvertimento si basa sulla conoscenza dei fatti, aggiungiamo quanto segue. Trombridge denuncia che il Servizio Geologico degli Stati Uniti, come la NASA, lo hanno saputo tutto questo da tempo. A continuazione delle sue dichiarazioni inquietanti, afferma: «Sono a conoscenza di Nibiru da almeno 30 anni e insieme ad altre agenzie governative hanno cospirato per nascondere la sua esistenza. Il Servizio Geologico degli Stati Uniti lo ha scoperto dopo la NASA, quando abbiamo presentato così tanti rapporti che descrivono in dettaglio il cambiamento climatico anormale. Questa informazione è molto compartimentata. Penso che forse 40-50 persone ne sono a conoscenza. Gli altri sono tenuti all'oscuro di ciò che sta accadendo, alimentati da bugie. Quelli che sanno mantengono il segreto». Il dottor Trombridge ha anche rivelato di aver partecipato a misteriose riunioni con alti funzionari della Casa Bianca e altri scienziati della NASA. In queste riunioni si trattavano di temi di importanza mondiale. Dice che in una di queste riunioni che ricorda è quello in cui decisero di dare la colpa dell'inspiegabile cambiamento climatico all'eccessiva dipendenza dell'uomo dai combustibili fossili e altre cause immaginarie come rilascio di clorofluorocarburi. Trombridge dice che sono solo bugie inventate per coprire la vera natura dei cambiamenti climatici, che è quella legata all'avvicinarsi di Nibiru. Le parole di Trombridge non hanno fatto molto di più che alimentare l'ipotesi chiamata il cataclisma di Nibiru, uno scenario apocalittico causato dallo sfortunato incontro tra il nostro pianeta e Nibiru. Di questo se ne cominciò a parlare per la prima volta nel 1995. Tutto ebbe inizio quando una presunta contattata di nome Nancy Leader affermò di ricevere messaggi extraterrestri dal sistema stellare Zeta Reticoli. «Devo avvertire l'umanità che un oggetto attraverserà il sistema solare. La Terra subirà uno spostamento dei poli che distruggerà la maggior parte dell'umanità», ha avvertito Nancy. Ma di tutto questo, cosa dice la NASA? Che è tutto uno scherzo di Internet. Se Nibiru fosse reale e diretto verso la Terra, gli astronomi lo avrebbero seguito per almeno l'ultimo decennio e ora sarebbe visibile ad occhio nudo. Ovviamente non esiste, afferma la NASA. Altri critici si spingono ancora oltre e affermano che il fantasma di Nibiru è puro affarismo, perché i cittadini, particolarmente ricchi, sembrano prendere la questione sul serio. In molti paesi sono stati costruiti per anni bunker sotterranei per proteggersi dal pericolo proveniente dallo spazio. Per i rinomati scienziati, le teorie su Nibiru sono puri sogni irrealizzabili e considerano semplicemente il pianeta inesistente. Quindi, per concludere, non abbiamo risposte, ma solo domande. Le persone hanno semplicemente bisogno del dramma per distrarsi dai problemi reali e dalle paure sulla Terra? O Nibiru esiste davvero ed è solo questione di tempo? Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.